recuperare la forza dei sostantivi lasciando da parte la cultura degli aggettivi e dei proverbi è la raccomandazione del Papa ai dipendenti del Dicastero per la comunicazione del Vaticano ricevuti stamattina in udienza. Non cedere alla rassegnazione, ha aggiunto, serve testimonianza, questo significa essere cristiani. Ai giornalisti dell'Unione Cattolica della Stampa Italiana il Pontefice ha chiesto di non aver paura di ribaltare l'ordine delle notizie per dar voce a chi non ce l'ha. La missione del cronista, ha ricordato, è quella di raccontare la verità ad ogni costo. Domenica all'Angelus il Papa ha detto che occorre dare più valore alle persone, alle relazioni che ai beni e alle ricchezze possedute. Francesco ha invitato i cristiani ad assicurarsi non il successo mondano, bensì la vita eterna. Sabato la visita ad Albano Laziale, forti le parole durante l'omelia della celebrazione nei pressi della cattedrale. La Chiesa ha ribadito il Papa è il luogo dove incontrare l'amore di Dio. Non bisogna mai guardare da giudici, ma da fratelli. Il Papa ha lasciato da parte il discorso scritto per parlare a braccio. Una scelta per esprimere meglio ciò che ho nel cuore sulla comunicazione, ha spiegato stamattina in Sala Regia, dove ha ricevuto in udienza i dipendenti del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. Il Papa ha chiesto di recuperare la forza dei sostantivi, quella che avvicina la verità e alla realtà. Altra cosa invece è la cultura degli aggettivi e dei proverbi, dove siamo caduti. Siamo caduti nella cultura degli aggettivi e dei proverbi. E abbiamo dimenticato la fortezza dei sostantivi. Comunque il comunicatore deve far capire il peso della realtà dei sostantivi che riflettono la realtà delle persone. E questa è una missione di comunicare. La comunicazione, ha aggiunto, implica un coinvolgimento pieno, anima e corpo. Non serve fare pubblicità e soprattutto non serve fare proselitismo. Se voi volete comunicare soltanto una verità senza la bontà e la bellezza, fermatevi, non farlo. Se voi volete comunicare una verità più o meno, ma senza coinvolgervi, senza testimoniare con la propria vita, con la propria carne, quella verità, fermatevi, non farlo. L'obiettivo della comunicazione, ha ribadito, è la testimonianza. C'è sempre la firma della testimonianza in ognuna delle cose che noi facciamo. Testimoni. Cristiani vuol dire testimoni. Martiri. E questa è la dimensione martiriale della nostra vocazione, essere testimoni. Da qui l'invito a non scoraggiarsi neanche di fronte alla possibilità di essere in pochi. Siamo sale e lievito nell'annuncio, ha spiegato, come vuole Gesù. Siamo pochi, sì, ma con la voglia di missionare, di far vedere agli altri chi siamo, con la testimonianza. Una volta in più, ripeto quella frase di San Francesco ai suoi fratri, no? Quando li mandava a predicare. Predicate il Vangelo e, se fosse necessario, anche con le parole. Il Papa ha continuato a parlare di comunicazione e di giornalismo anche incontrando l'Unione Cattolica della Stampa Italiana in occasione del 60° compleanno dell'organizzazione. Francesco ha incoraggiato i cronisti a procedere in sintonia con le proprie radici e con il Magistero della Chiesa. Vi esorto ad essere voce della coscienza di un giornalismo capace di distinguere il bene dal male, le scelte umane da quelle disumane. Perché oggi c'è una mescolanza lì che non si distingue. Voi dovete aiutare a questo. Il giornalista che è il cronista della storia è chiamato a ricostruire la memoria dei fatti, a lavorare per la coesione sociale, a dire la verità ad ogni costo. La comunicazione ha bisogno di parole vere. Voi, ha aggiunto, avete una grande responsabilità, soprattutto nell'ambiente digitale contemporaneo. Nell'era del web, il compito del giornalista è identificare le fonti credibili, contestualizzare, interpretarle, gerarchizzarle. Porto spesso questo esempio.
Una persona muore assiderata per la strada e non fa notizia. La borsa ribassa di 2 punti e tu e le agenzie ne parlano. Il Papa ha indicato un obiettivo concreto. Non abbiate paura di rovesciare l'ordine delle notizie per dar voce a chi non le ha, di raccontare le buone notizie che generano amicizia sociale, non di raccontare favole, no, ma buone notizie reali, di costruire comunità di pensiero, di vita capaci di leggere i segni dei tempi. Francesco ha ringraziato per il lavoro svolto anche nella diffusione della Laudato Si. Questa, ha detto, è un'enciclica sociale che promuove un nuovo modello di sviluppo umano integrale. Voi cooperate a farlo diventare cultura condivisa, grazie, in alternativa a sistemi nei quali si è costretti a ridurre tutto a consumo. Il Papa all'Angelus ha commentato la parabola dell'amministratore furbo e disonesto seguendo il Vangelo di questa domenica. Un esempio che ha portato Francesco a parlare della corruzione che serve per la gratitudine, una consuetudine, ha spiegato, molto diffusa anche oggi. La chiave di lettura di questo racconto sta nell'invito di Gesù alla fine della parabola. Fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Ma sembra un po' confuso questo, ma non è. La ricchezza disonesta è il denaro, detto anche sterco del diavolo, e in generale i beni materiali. Da qui l'esortazione ad invertire il cammino puntando sulle relazioni e non sulla ricchezza. È un invito a saper trasformare beni e ricchezze in relazioni, perché le persone valgono più delle cose e contano più delle ricchezze possedute. La vita, infatti, porta frutto non chi ha tante ricchezze, ma chi crea e mantiene vivi tanti legami, tante relazioni, tante amicizie, attraverso le diverse ricchezze, cioè i diversi doni di cui Dio le ha dotato. Il Papa ha ripetuto che occorre conquistare la vita eterna e non il successo mondano. Di fronte alle nostre mancanze, ai nostri fallimenti, Gesù ci assicura che siamo sempre in tempo per sanare con il bene il male compiuto. Chi ha causato lacrime renda felice qualcuno. Chi ha sottratto indebitamente, doni a chi è nel bisogno. Facendo così, saremo lodati dal Signore perché abbiamo agito con scaltrezza, cioè con la saggezza di chi si riconosce figlio di Dio e mette in gioco se stesso per il regno dei cieli. Al termine dell'Angelus, il saluto ai partecipanti alla corsa podistica Via Pacis e il ricordo dell'appuntamento del 29 settembre per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Per l'occasione celebrerò la Santa Messa qui in Piazza San Pietro. Vi invito a partecipare a questa celebrazione per esprimere anche con la preghiera la nostra vicinanza ai migranti e rifugiati del mondo intero. Diversi momenti che hanno scandito la visita del Papa ad Albano Laziale, dalla presentazione del murales in ricordo dell'evento fino alla preghiera coi sacerdoti in cattedrale e alla celebrazione nel piazzale adiacente. Forti le parole del Papa durante l'omelia, dove ha sottolineato che la Chiesa è il luogo della misericordia e dell'amore di Dio. Cari fratelli e sorelle, come Gesù, non abbiate paura di attraversare la vostra città, di andare da chi è più dimenticato, da chi sta nascosto dietro i rami della vergogna, della paura, della solitudine, per dirgli: Dio si ricorda di te. Per il Papa non serve complicare la fede con tanti discorsi, occorre semplicità. Se tutto quello che facciamo non parte dallo sguardo di misericordia di Gesù, corriamo il rischio
di mondanizzare la fede, di complicarla, di riempirla di tanti contorni, argomenti culturali, visioni efficientiste, opzioni politiche, scelte partitiche, ma si dimentica l'essenziale, la semplicità della fede, quello che viene prima di tutto, l'incontro vivo con la misericordia di Dio. Il vero rischio, ha ribadito, è quello di lasciare Dio fuori di casa. La Chiesa, invece, è una tenda ospitale e per farlo, ha spiegato, ciascuno di noi non deve mai guardare gli altri dall'alto verso il basso. Guardiamo la gente mai da giudice, sempre da fratelli. Non siamo ispettori delle vite altrui, ma promotori del bene di tutti. E per essere promotori del bene di tutti, una cosa che aiuta tanto e avere la lingua ferma, non sparlare degli altri. Sabato scorso, nella sala del Concistoro, l'udienza ai Carmelitani, riuniti in occasione del capitolo generale dell'Ordine. Nel suo discorso il Papa ha incoraggiato i frati ad accompagnare le persone a fare amicizia con Dio. Il nostro mondo ha sete di Dio e voi carmelitani, maestri di preghiera, potete aiutare tanti a uscire dal rumore, dalla fretta e dall'aridità spirituale. Non si tratta naturalmente di insegnare alla gente ad accumulare preghiere, ma ad essere uomini e donne di fede, amici di Dio che sanno percorrere le vie dello Spirito. Il Papa ha avvertito di non cedere alla tentazione della tiepidezza e della mondanità, ricordando che la contemplazione non deve essere lontana dalle preoccupazioni della gente. Serve compassione, ha ripetuto, anche per fronteggiare alcuni pericoli all'orizzonte. Tre pericoli, la pseudomistica, la solidarietà del fine settimana e la tentazione di stare lontani dalle piaghe del corpo di Cristo. Le piaghe di Gesù sono anche oggi visibili nel corpo dei fratelli che sono spogliati, umiliati, schiavizzati. Toccando e accarezzando queste piaghe, ha concluso, è possibile adorare il Dio vivo in mezzo a noi. Oggi c'è bisogno di una rivoluzione della tenerezza che ci renda più sensibili davanti alle notti oscure e ai drammi dell'umanità. I titoli dell'Osservatore Romano di lunedì, martedì 23 e 24 settembre. La teologia del sostantivo. Alla plenaria ai dipendenti del Dicastero per la Comunicazione, il Papa raccomanda di non cedere nella cultura degli aggettivi. E con i giornalisti cattolici italiani rilancia l'importanza delle parole vere in mezzo a tante parole vuote. Mai giudici, sempre fratelli. La visita del Pontefice alla diocesi di Albano. Il cardinale Cegherai è la politica dell'incontro. Il 25 settembre avrebbe compiuto 97 anni. Il Gabon, modello contro la deforestazione, primo paese africano a ricevere fondi internazionali per il suo impegno a difesa del secondo polmone della terra. Si apre il summit delle Nazioni Unite sul clima, oggi a New York.